Dopo l'incontro infruttuoso avvenuto agli inizi di novembre in prefettura, gli autisti delle ambulanze di Croce Verde e Solaris stamattina hanno presidiato l'ingresso del Santa Croce di Fano per sensibilizzare politici e opinione pubblica sul grave stato nel quale si trovano, stretti come sempre tra l'incudine e il martello. Un'imbarazzante situazione, senza stipendio ma costretti a lavorare, nella quale sono entrati da luglio scorso e che non vede ancora la luce in fondo al tunnel. I lavoratori stanno lavorando e non ricevono retribuzioni dal mese di luglio. Stanno svolgendo comunque un servizio che fa parte del servizio pubblico essenziale, continuano a svolgere il loro lavoro nonostante il mancato pagamento degli stipendi e in più per capire quale sarà il futuro di qui in avanti, quale sarà il futuro dal prossimo anno. Oltre alla giornata di manifestazione odierna abbiamo indetto una giornata di sciopero di 4 ore per il giorno del 1° dicembre, dalle 7.45 alle 11.45. Chi vi è venuto a trovare stamattina qui? Allora, c'è stato il dottor Minardi che è passato di qui, si è fermato a parlare con noi. Praticamente ci ha detto, ci ha rassicurato che si attiverà per formare un tavolo di discussione per finalmente risolvere la situazione. Un documento, se lo possiamo chiamare così, stilato dal presidente della Solaris, dove ordina, delega la Solaris in maniera impropria a consegnare le buste paghe di agosto, settembre, ottobre entro le ore 14. La nostra intenzione è quella di andare presso la sede della Solaris per prendere questi documenti per poter poi avviare le procedure della surroga per la responsabilità in solido ad opera della stazione appaltante. Gli autisti nel pomeriggio ci hanno fatto sapere che al momento le buste paga non sono state consegnate come scritto nel foglio e quindi siamo nuovamente al nulla di fatto.